Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia. Il Consiglio regionale del Piemonte dice no alla carne sintetica. Il Consiglio regionale del Piemonte ha appoggiato l'iniziativa di Coldiretti contro la carne sintetica, schierandosi di fatto con chi vuole continuare la sofferenza degli animali negli allevamenti intensivi, con tutto ciò che comporta anche sul piano dell'inquinamento e dei cambiamenti climatici. Una posizione che va controcorrente rispetto alla sempre maggiore sensibilità delle persone nei confronti degli animali e della salvaguardia del pianeta. Una montagna sacra per il Gran Paradiso. Si è svolto sabato 26 novembre scorso presso il Museo della Montagna di Torino il convegno Una montagna sacra per il Gran Paradiso. L'iniziativa aveva lo scopo di illustrare il progetto di istituire una montagna sacra nel segno del rispetto per la natura e di tutte le altre specie che l'abitano. Un progetto culturale e rivoluzionario che va contro una cultura antropocentrica. Hanno partecipato molti noti relatori dal mondo dell'alpinismo, del giornalismo, della cultura e dell'arte. Continua senza fine la battaglia per salvare i macachi di Parma. Una battaglia che non si ferma e non si arrende, divenuta il simbolo della lotta contro la sperimentazione sugli animali. Sabato 3 dicembre si scende ancora in piazza contro la sperimentazione sui macachi di Parma per un corteo organizzato da Meta Parma con l'adesione di varie sigle animaliste tra cui SOS Gaia. Il corteo partirà alle ore 15 dalla stazione di Parma e percorrerà le vie principali del cuore della città. Sedato e abbattuto e protesta per il cinghiale dello Zerbino. Continuano le proteste per la cattura e l'uccisione del cinghiale trovato dormiente su uno zerbino a Genova. Le associazioni animaliste dichiarano: siamo indignati da quanto è accaduto a Genova. Un cinghiale trovato su uno zerbino è stato sedato e abbattuto. È stato ucciso da chi lo ha catturato con l'intento appunto di abbatterlo. Purtroppo questi animali sono vittime di molti pregiudizi e di quella che ormai sembra diventata una caccia alle streghe. Cinghiali perseguitati e sterminati ovunque. Ogni scusa è buona per uccidere i cinghiali. Ma se ci si abitua a uccidere, quando è che si passa anche ad abbattere gli esseri umani? La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. È iniziata l'undicesima stagione di SOS Gaia al pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità, con tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Nella prossima puntata si parlerà del viaggio del gruppo musicale Lab Graal in Islanda, della sua natura incontaminata e delle antiche credenze pagane ancora presenti sul territorio. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825. Tutte le puntate sono visibili sulla pagina Facebook SOS Gaia TV oppure al sito di SOS Gaia. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.